Ciao, sono Lisa Lanzarini e sono una formatrice certificata Google di Bassano del Grappa in Italia. In questo video vi mostrerò come supportare lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale degli studenti e aiutare a migliorare l'efficacia e l'originalità dei loro elaborati. Vedremo infatti insieme alcune idee sulla valutazione e la comunicazione in Google Classroom. Internet è una risorsa meravigliosa e moltissimi studenti lo utilizzano correttamente, parafrasando ciò che trovano online e aggiungendoci riflessioni e ragionamenti. Però talvolta capita di trovarci di fronte a degli elaborati non esattamente originali. Talvolta gli studenti copiano senza neppure accorgersene, oppure lo fanno con una certa leggerezza. E poi aiutarli a capire il concetto stesso di plagio, a individuare dove e come avviene e supportarli nel diventare autori migliori e attori attivi del loro processo d'apprendimento. In questo video ti mostrerò come migliorare l'alfabetizzazione digitale dei tuoi studenti utilizzando la funzione Rapporti sull'originalità in Google Classroom. Ti mostrerò come abilitare questa funzione e vedremo insieme come tale funzione appaia sia dalla parte dell'insegnante che dalla parte dello studente. Ovviamente iniziamo dalla parte dell'insegnante. Per rendere un compito idoneo al rapporto sull'originalità è sufficiente selezionare il compito su cui ho intenzione di intervenire e andare a spuntare la funzione Esegui controllo antiplagio che trovo in basso a destra all'interno del compito stesso. A questo punto, come vedete, viene visualizzato un messaggio pop-up che ci informa che si può abilitare questo controllo su un massimo di 5 compiti per ciascun corso e ci indica anche quanti controlli abbiamo attualmente a disposizione. In questo caso io ne ho ancora 4. È importante sapere però che se la scuola dispone di licenze Google Workspace for Education Plus, si ha invece la possibilità di utilizzare un numero illimitato di rapporti sull'originalità. Andiamo a vedere come appare dalla parte dello studente. Che troviamo qui? La mia studentessa vede la consegna e decide di creare un documento per rispondervi. Questo è il documento su cui la mia studentessa andrà a lavorare. Ecco la prima bozza del saggio che questa studentessa ha scritto. Ha usato internet, come abbiamo visto, per ricercare alcune informazioni e raccogliere le idee che speriamo abbia poi elaborato, arricchito con i propri commenti e le proprie riflessioni. Vediamo che adesso, quando la studentessa torna nella pagina del compito in Google Classroom, vede improvvisamente un'opzione per eseguire un rapporto sull'originalità. A questo punto lo studente visualizza un pop-up che lo informa che può eseguire questa funzione fino a 3 volte su questo compito. Il rapporto richiede alcuni istanti per essere eseguito, ma dietro le quinte accade qualcosa di grande. Infatti Google Classroom confronta tutto ciò che lo studente ha scritto con tutti i libri e le pagine web pubblicati online. Fondamentalmente, se la mia studentessa ha utilizzato il contenuto di un libro o di una pagina web per il suo elaborato, Google Classroom glielo segnalerà. Diamo un'occhiata quindi al rapporto sull'originalità che si è creato. Come possiamo vedere, il rapporto ha segnalato 4 passaggi che sembrano essere presi parola per parola da altre fonti. Il pulsante percentuale mostra la percentuale di contenuto contrassegnato. Facendo clic su uno di questi passaggi evidenziati, viene visualizzato sia il passaggio dello studente, sia il passaggio di origine da cui è stato preso con tanto di URL. L'importante è che lo studente abbia uno strumento per valutare il proprio elaborato e poi sta a lui decidere se intervenire o meno. Per questo vedo che in basso al mio documento di rapporto sull'originalità c'è l'opzione modifica o edit in questo caso che apre il documento originale e mi permette di tornare a intervenire sul documento. È presente che se lo studente inserisce il testo tra virgolette il rapporto lo riconosce già come una citazione, quindi come una copiatura legittima. Questo aiuta gli studenti a far riferimento alle idee altrui, esplicitandole e inserendole correttamente nel proprio lavoro. La stampante, qui in alto a destra, può produrre una versione stampabile o in PDF del rapporto sull'originalità. Quando la mia studentessa è soddisfatta del suo lavoro, può consegnarlo dalla parte dell'insegnante. Vediamo che un compito è stato consegnato. Quando l'insegnante apre il lavoro per valutarlo, ora vede una nota che indica lo stato di originalità o meno del documento stesso. In questo caso mi vengono segnalati i 4 passaggi che erano già stati indicati a Katia, che ha deciso di non intervenire. Questo collegamento apre il rapporto sull'originalità e offre all'insegnante la possibilità di vedere il lavoro consegnato e fornire di conseguenza un feedback di qualità. È importante segnalare che l'insegnante riceve il rapporto sull'originalità indipendentemente dal fatto che lo studente si sia avvalso di questa funzione o meno.
Abilitando l'opzione Rapporti sull'originalità quando si imposta un compito in Google Classroom, quindi, non solo abbiamo la possibilità di accorgerci quando uno studente ha copiato, ma soprattutto diamo agli studenti un potentissimo strumento per rivedere il proprio lavoro, eventualmente intervenire, modificarlo, rielaborarlo prima di inviarcelo, dando quindi loro la possibilità di padroneggiare davvero l'argomento oggetto dell'elaborato e sviluppare al contempo la loro alfabetizzazione digitale. Spero che questo consiglio vi sia stato utile. A presto!